Buonasera a Niccolò Pierozzi. Ciao Niccolò, ben arrivato. Ciao a tutti. Buonasera Niccolò. Buonasera. Ciao ciao. Ciao. Allora, innanzitutto ti dico grazie per aver accettato il nostro invito, non è stato facile, ringraziamo la regina per questa roba, quindi grazie. Come stai prima di tutto? Di nulla. Tutto bene, grazie. Allora, partiamo con una domanda. Come sta andando il campionato con la regina? Come ti senti? Cioè, sei contento del percorso che stai facendo? Perché noi spesso ne parliamo. Non è facile per un ragazzo cresciuto alla Fiorentina andare in Serie B, ma per tutti quanti, perché ci sono giocatori che riescono in questo passaggio e giocatori che non riescono in questo passaggio. Quindi tu ci stai riuscendo alla grande. Poi tu devi sapere che noi facciamo qui le live e con noi Pedullà, Alfredo Pedullà. Cioè, che okay. Quando ha saputo che tu venivi da noi ha detto trattatemelo bene, poi io molto spesso lo stuzzico perché lui è tifoso, insomma, facciamo un po' di circo. Quindi voglio sapere tu come ti stai trovando lì. No, io molto bene, devo dire, stiamo facendo una stagione fantastica, la squadra sta andando bene e di conseguenza poi sono stato abbastanza protagonista, quindi devo dire che per ora l'esperienza sta andando benissimo. Come hai detto te, non è facile comunque saper ambientarsi e non è scontato che le cose vanno bene così al primo anno, quindi sono contento per questo, devo dire, sono stato anche molto fortunato perché la squadra mi ha aiutato, stiamo andando benissimo, siamo secondi e devo dire tutto più facile, trovarsi in una squadra forte che lotta per stare lassù è bello e ti dà una grande mano perché vuol dire che giochi con giocatori forti. E quindi per ora devo dire è stata la scelta più azzeccata che potessi fare. Tu hai fatto il ritiro a Moena quest'anno con la squadra, con la Fiorentina. Qual è la differenza? A parte come ti sei trovato nel ritiro con la squadra, ma qual è la differenza tattica da quello che chiede Italiano ai terzini? Perché io vedo anche allo stadio, Dodò va anche molto centralmente, anche Biraghi in fase di non possesso. Qual è la differenza tra Biraghi e scusami, tra quello che chiede Italiano e quello che chiede Inzaghi? Ma sì, allora il ritiro mi sono trovato molto bene perché comunque alla fine il ritiro è fatto apposta per mettersi in mostra e ho cercato di sfruttarlo al massimo. E ci sono delle differenze, sì, tra quello che magari mi chiedeva Italiano in quei giorni in cui sono stato lì in prima squadra e quello che chiede il mister Inzaghi. Ci sono delle differenze magari anche tattiche riguardo alla posizione del terzino in fase magari di costruzione con la palla. Italiano è vero, chiede molto che il terzino vada per vie centrali, quindi che entri dentro il campo già nell'impostazione. Però sai, quelle poi sono vedute del mister che possono cambiare anche per il modo in cui giochi. Io magari sto un po' più largo qui a Reggio, però poi entrambi chiedevano di andare avanti, di spingere e di farsi vedere in fase offensiva perché il terzino è quello che crea la superiorità. Quindi poi diciamo che da centrocampo in su poi le richieste sono sempre quelle perché chiaro. Poi magari è chiaro che ognuno la vede in maniera diversa su come costruire, su come iniziare l'azione e magari sono quelle le differenze, ecco, che possono variare tra i due modi di gioco. Ciao Niccolò, io volevo chiederti una cosa: se nella tua crescita ti ispiri a qualche giocatore in particolare che vedi oggi in azione o del passato, c'è qualcuno da cui vorresti prendere spunto? Ma sai, ce ne sono tanti che ti possono dare l'esempio, quella giocata che puoi rubare. A me ora come ora mi piace davvero tanto Di Lorenzo, perché secondo me fa le due fasi in maniera quasi perfetta, poi in un contesto dove la squadra gira bene, quindi secondo me è anche un po' più facile. Però se devo dire un giocatore che ora mi piace particolarmente, ti dico lui. Anche Biraghi? Ma sì, poi hanno tutti modi diversi di giocare. Certo. È chiaro che magari Biraghi ha un gran piede e sfrutta tantissimo questa sua caratteristica. Poi come leggevo, lui è uno che crea tantissimo anche perché che mette davvero tante palle. Però poi, io sai, poi giocando a destra guardo soprattutto quelli a destra. Però certo. Ma sì, però poi
c'è tanti da cui rubare, dai. Ti aspettiamo a Firenze l'anno prossimo, Nicolò. Dai, dai, vedremo, non lo so. Il tuo primo obiettivo, naturalmente, è la Serie A. È normale, dai. Sì, sì, è l'obiettivo ormai, però stiamo facendo benissimo, quello vediamo, se riusciamo a fare questo miracolo, noi si gioca partita dopo partita. Poi quello che succederà dopo, sì. Tanto è inutile parlarne ora, siamo a gennaio, sai quante cose possono cambiare, quindi vediamo. A proposito di quello che ti chiedevo prima, cioè il passaggio dalla primavera alla Serie B, qual è la difficoltà più grande che hai trovato? Qual è la differenza più grande che c'è? Perché ti ho detto, cioè, in tanti passaggio, questo salto lo soffrono, eh? No, il passaggio non è banale. Io poi ho messo un anno in Serie C, secondo me mi ha aiutato tantissimo, perché non è facile passare dal calcio dei giovani a una Serie B, non è da tutti. Sono di questa idea. E un campionato come la Serie C ti può dare tanto sotto l'aspetto a livello fisico, soprattutto, perché qualitativamente la primavera non ha da invidiare magari a una Serie C, o però rispetto a magari una Serie B, il livello di ritmo, di impatto fisico, perché non è la stessa cosa giocare contro i tuoi coetanei o giocare contro gente che ha fatto 10 anni di Serie A e B, quindi quello cambia tutto. E poi uno sta nell'abituarsi il prima possibile. Però non è facile, lo metto. Immagino. Vai, Gabri. Intanto è un piacere ritrovare Nicolò, perché insomma a Moena io ero un tuo in un certo senso sponsorizzatore, tant'è che poi Dullà mi disse: ma che sei il procuratore di Pierozzi? Perché secondo me già quest'estate ci potevi stare alla grande. Ti do del tuo e ti chiedo, sapendo che sei comunque un ragazzo che viene dalla Virtus Rifredi, quindi insomma sei uno dei nostri fondamentalmente, sei uno dei ragazzi che ce l'ha fatta ad arrivare alla Fiorentina e a giocarsi questa possibilità, ti senti pronto per vestire la maglia viola? Cioè, te la faccio così secco, cioè, ti senti veramente pronto per essere protagonista alla Fiorentina? Questa è una domanda. Uno puoi anche non rispondere, Niccolò, cioè lui è fiorentino, rispondigli di sì, che è vero. No, è l'obiettivo, poi uno si deve misurare con certe realtà. Uno ti può dire di sì, però dopo un anno di Serie B magari ti dico fatto bene, uno dentro di sé lo può pensare, poi tra il dire e il fare lo sai. Vedremo, dai, no? Bravo, basta, non ti sbottonare troppo, va bene così, però. No, vedi, qui si capisce, no? Anche no, e Flavio ti interrompo soltanto un attimo, si capisce anche chi capisce il valore che ha la maglia della Fiorentina, perché lui è di Firenze, quindi lui comprende il valore che ha la maglia della Fiorentina, e quindi prima di sbottonarsi e magari fare lo spaccone in un certo senso, Sono le parole misurate e giuste. Che se uno ci deve arrivare, poi ci deve rimanere, quindi se uno arriva e poi non è pronto, è meglio se uno arriva e poi rimane, capito? Quindi vedremo come anche quello di dire al campo, perché comunque alla fine poi si basa tutto su quello. Uno può dire, può fare, però dopo se devi dimostrare, quindi lo spero di essere pronto, e poi vedremo, dai. Niccolò, tu hai fatto il ritiro, prima l'abbiamo parlato, c'è un giocatore della Fiorentina che ti ha colpito maggiormente? Dici, caspita, questo è veramente forte, che magari non ti aspettavi, No, io devo dire che qua a me l'avevo visto davvero bene, infatti poi l'abbiamo visto, quindi la sorpresa, che non è una sorpresa, però sembrava comunque fosse fuori dai giochi, però invece ha dimostrato, si è messo lì a lavorare, e è stato uno dei più in forma, secondo me, di questa prima parte di stagione. E quindi lui ha dato un esempio a tutti, secondo me. Qua abbiamo un ragazzo che è tifoso della Regina ed è proprio, vive in Calabria, che è Mimmo. Mimmo, vuoi fare una domanda, Niccolò? Sì, ciao Niccolò. Ciao. Allora, innanzitutto io sono sul carro Pedullà e infatti stiamo portando avanti una querela ogni istante perché lui sta gufando contro la Regina. No, Niccolò, tu devi sapere. Tu devi questo sapere. Non va bene. No, bravo, Niccolò, devi sapere che una volta, per stuzzicare Alfredo, gli ho detto, quando la Regina andrà in Serie A, poi Niccolò
tornerà a Firenze e Alfredo è andato su tutte le furie. Ha detto, ma giustamente. Hai visto che le mani del buon Pierozzi sono sparite sotto al tavolo? È giusto. Hai notato? No, comunque, a parte gli scherzi, guarda, io ho due curiosità. Allora, innanzitutto una riguarda la stagione in corso con la regina. Nel senso che ti vedo... ho seguito più o meno tutte le partite e ti vedo molto, come dire, legato ai movimenti, insomma affiatato con il tridente d'attacco, ma soprattutto con insomma Menez, con i movimenti che fa una punta a venire incontro, insomma a legare il gioco, e volevo chiederti nello specifico, ti ritroveresti in grado, insomma, pensi di essere in grado ad adattarti anche col tipo di gioco che ha Italiano, oppure preferisci, insomma, magari anche quel genere di punta che magari ti libera lo spazio, insomma? Sì, sono d'accordo. Ora, quest'anno hai ragione, una punta come Menez che ama venire a giocare ti dà un sacco di soluzioni in più, perché poi lui gli dai la palla e spesso ti risolve anche le situazioni difficili, viene a giocare, fraseggia molto bene, e questo aiuta un sacco sia la manovra che magari le situazioni in cui mi trovo io. E poi è chiaro, ci sono magari altri attaccanti che preferiscono molto di più la profondità, la palla addosso, sopra, ma quello secondo me, come dicevo prima, questione un po' di abitudine, del conoscersi in allenamento, perché anche con Menez non è stato subito immediato questo fatto, perché magari ti aspetti una punta che in qualche situazione ti attacca più la profondità, invece lui ama venire a prenderla, quindi sì, a dialogare molto, sì tantissimo, e è stata secondo me poi la nostra forza, perché la squadra è andata benissimo anche per merito suo, però sì, come, secondo me è tutta abitudine, ecco, ma sì, non ci sarà problemi ad abituarsi a un altro tipo di attaccante, assolutamente. Bene, e poi volevo chiederti un'altra cosa che riguarda invece la primavera, visto che comunque tu insomma sei uscito da pochi anni da quell'ambito, vedi qualcuno, insomma, che è pronto per fare il salto in prima squadra degli attuali, insomma, se magari iniziavano a subentrare quando, insomma, tu eri al centro, insomma, della rosa, no? Nella primavera. Sì, cioè, no, io mi ricordo l'ultimo anno con Mister Aquilani che si allenava con noi, per esempio Amatucci, mi piaceva davvero tanto, secondo me è un ragazzo che ha tanta qualità, personalità, perché cerca sempre la palla, secondo me lui può essere davvero un ragazzo molto interessante, poi è chiaro, ora io l'ho perso. Tra l'altro Nicolò ha fatto tutte le amichevoli del mese di dicembre con la prima squadra, Amatucci, ha fatto molto bene. Ha fatto molto molto bene. Ho visto. E secondo me, ecco, lui già si vedeva due anni e mezzo fa, quando era il mio ultimo anno, che comunque lui da sotto età di qualche anno ci stava alla grande. Quindi poi dopo due anni di lavoro, di crescita, io penso sia ancora migliorato ancora di più. E quindi se ti devo dire un nome, io ti dico lui. Ma poi ce ne sono tanti, anche di Stefano, che secondo me è un grande esterno, e poi vediamo il loro percorso come si evolve, perché poi spero che possano esordire tutti e giocare tutti, però poi vediamo nelle loro prossime tappe, ma io penso, sono sicuro di sì, che si confermeranno, ecco. Bene, Nicolò, qual è stata, tu sei tifoso della Fiorentina, sei fiorentino, sì. qual è stata la Fiorentina a cui sei più legato, quella che ti ha fatto più sognare? Ma io ti dico, il primo ciclo di Montella, perché ero l'età giusta che mi divertivo, capivo un po' di più di calcio e tutto, e mi ricordo anche un po' di più, perché quelle precedenti facevo un po' più fatica. Però il primo ciclo di Montella ci ha fatto divertire e ci è rimasto un po' a tutti, credo, dai. Come... Sì, no, vero, qua, vero. Grande. Minchia. Era divertente, stadio, ti divertivi, era una bella Fiorentina. Quello forse si può dire che una delle pecche di quella squadra è proprio il terzino destro, ecco, non abbiamo mai trovato un terzino destro. Un anno Richards, ti ricordi? Mai che Richards un anno fece benino, poi andò via, insomma, non abbiamo mai avuto un grande terzino. No, però è una bella squadra, devo dire. Minchia, tanto. Molto. Sì. Gabri?
No, io sono incuriosito da un aspetto, da un ruolo, perché se ben mi ricordo, quando giocavi anche nell'Under 18 e poi nella Primavera, tu giocavi più alto, molto più alto rispetto al terzino. Poi invece ti hanno un po' trasformato e ti hanno arretrato. Secondo te, per quale delle tue qualità hanno scelto di arretrarti un po'? E poi chiaramente non ti chiedo se ti piace, perché è ovvio che mi devi rispondere di sì, però ti chiedo, ti manca un po' magari giocare un po' più avanti, avere un po' di giocare un po' più vicino alla porta? Allora, ti devo dire, sì, avevo iniziato un po' più alto, sì, tra mezzale, tra magari esterno, un po' più avanti. E poi il passaggio l'ho fatto l'ultimo anno di Primavera con Mister Aquilani, che mi ha messo, che abbiamo deciso di fare il quinto. E poi da lì ho continuato su quella strada perché mi sembrava la cosa più corretta e dove vedevo magari i risultati migliori, ecco. Però, sai, avendo appunto quell'indole offensiva, partendo da più dietro, secondo me è la caratteristica che magari spicca di più ora e che mi porto dietro da quegli anni lì. E ora, secondo me, ho trovato un po' la quadratura e questo ruolo Ci posso migliorare sta. tanto. Sì, poi magari può cambiare tra quinto, tra terzino, però comunque quel ruolo, secondo me, lì di campo lo posso migliorare ancora e posso farlo bene, sì. Più forte tu o tuo fratello? No, sono proprio forte io, però anche lui non è male. Ah, giusto. No, no, anche. Che poi Edoardo, se non mi Ecco, ricordo male, lui è proprio un terzino e magari, non so, ti ha sì, pure bravo, dato lui. qualche consiglio, magari, perché no. No, lui era sempre partito un po' più dietro come posizione in campo. Poi anche lui l'anno scorso ha fatto il quinto, quindi bene o male. Poi alla fine ci siamo ritrovati un po' sullo stesso ruolo, che per forza di cose, però abbiamo magari delle caratteristiche differenti, è vero, ma anche lui, dai, devo dire che è un buon terzino. Nicolò, ti chiedo di Aquilani, com'è il mister? Secondo te ha un futuro roseo, cioè nel senso, quale, anzi, qua ti faccio una domanda un po' più precisa ancora, qual è la sua qualità maggiore? Secondo me il modo in cui si pone con i ragazzi, perché come persona è davvero eccezionale. Mister sa stare con i giovani, sa dare le giuste pressioni, sa gestire i momenti. Poi lo sai, lui ha fatto tanti anni di calcio, quindi è più facile. Però non era detto che fosse così portato per lavorare magari anche con una Primavera, e l'ha fatta alla grande. Io, ma come tutti i miei compagni che ora siamo fuori di quella Primavera lì, quando ci ricordiamo del mister, solo cose positive. Poi è uno che studia tanto, che lavora tantissimo fuori dal campo, sia tatticamente, segue tanti allenatori, quindi te la trasmette poi quella voglia di fare e di aggiornarsi sempre. E poi, come detto, la persona, il mister, è una persona fantastica. Ci sentiamo sempre quando possiamo, se sono a Firenze magari ogni tanto lo andiamo a salutare, e quindi sono cose che fanno piacere e te le porti dietro. Gabri? Io l'altra curiosità, che chiaramente è sempre legata al concetto di campo, e riprendo l'esercitazione di Moena, diciamo, tu giocavi nella posizione da terzino, però dove Mister Italiano chiedeva di stare in appoggio molto al centrocampista, stringendo un po' il campo per poi riallargarsi e andare al cross, che è quello che ha tentato di fare con Dodò. Adesso invece col 4-2-3-1 questo atteggiamento è un po' variato, diciamo, ha riportato il terzino a giocare in linea. Secondo te, perché in questo senso il mister è tornato indietro su questa scelta? Perché a Moena praticamente nella prima settimana avete fatto esercitazioni solo su quella roba là, se ho chiaramente ho visto bene. No, no, hai ragione, il mister ci lavorava tanto su quel fatto di terzino, di buttarsi dentro la linea dei centrocampisti e far abbassare l'esterno alto per prendere la palla dal difensore centrale. Poi sai, non avendo più magari un centrocampista che poteva coprire un po' il terzino che si buttava dentro, secondo me ha dovuto un po' cambiare magari qualche cosa. Poi ora non so, non ti so dire come. Cosa provano, cosa non provano, quindi io ti posso dire quello che ho visto io a Moena, e era quello che dicevi te. E magari ora un filino in più di copertura, se il giro palla non va bene o se la costruzione non va bene, magari può
questo fatto che il terzino non sia più lì in mezzo te lo può dare, però diciamo posso dirti poco su questa nuova parte, perché uno deve vedere gli allenamenti e quello e le richieste specifiche del mister. E l'altra piccola cosa e curiosità che volevo chiederti è chiaramente una sorta di messaggio, perché chi gioca alla Virtus Rifredi, alla Madonnina del Grappa, gioca piuttosto alla Floria, piuttosto che alla Molinense, non cambia niente, però gioca in un campo di provincia, vede Pierozzi e dice caspita, lui ce l'ha fatta. Ma ed è legato chiaramente alle qualità, però c'è anche il sacrificio, c'è anche tutto quello che c'è dietro. Ecco, non so se vuoi lanciare un messaggio magari ai piccoli che adesso sono al campo a Rifredi e magari sognano un giorno di diventare come te. Sì, sì, è il sogno di tutti e sono d'accordo, magari vedere gente che nelle tue stesse condizioni poi ce la fa ti può aiutare. Era già detto bene, sono tanti sacrifici perché a qualcosa per forza devi rinunciare, però se lo fai, uno lo fa con passione, lo fa con tutto il bene del mondo, perché alla fine sono sacrifici poi relativi, perché stare fuori a giocare poi è la cosa più bella che ci possa essere. Però sì, se uno ci crede ce la può fare, poi ci sono mille dinamiche, ci vuole anche tanta fortuna, però il sogno non deve mai smettere di essere, se no poi viene meno la voglia di giocare e di avere anche un obiettivo. Se uno si pone l'obiettivo, lotta per qualcosa, è tutto guadagnato. Se uno neanche ci prova, ha poco senso, dai. È dura. Nico, hai una domanda, anche perché abbiamo quasi in chiusura, gli ultimi 2-3 minuti. Ok, cerco di essere veloce. Ciao, Nico. Allora, una domanda al volo. Tu hai già fatto un anno da prima squadra professionistica nella Pro Patria, per cui hai già una certa esperienza. Quanto può essere importante per un ragazzo giovane come te poter giocare con giocatori più esperti, già formati o comunque di caratura internazionale, come poteva essere un Menez? E una sorta di breve domanda, quanto può essere importante un centro d'aggregazione come il Viola Park, che permette di poter mettere a fianco giocatori anche di allievi giovanissimi con ragazzi di prima squadra? Allora, ti rispondo alla prima. È fondamentale, secondo me, avere degli esempi in squadra. Io ora sto giocando con ragazzi che hanno fatto anni di Serie A, hanno vinto campionati e per forza di cose ti insegnano qualcosa nel modo di comportarsi, nel gestire i momenti, perché ne hanno vissute tantissime e è fondamentale, secondo me. Anche avere, magari ora ti parlo per me, in difesa dei ragazzi come Gagliolo, Cione, Camporese, che dal minimo errore ti tengono lì sveglio, aiuta un sacco, perché io 21 anni tante cose non le ho vissute e con l'esperienza si accumulano, quindi è fondamentale poi avere gente con personalità anche nello spogliatoio, perché ti fa crescere, devi tenere testa, devi saper starci dentro lo spogliatoio con gente che ha fatto carriere di alti livelli, quindi ti fa solo che crescere. E poi, secondo me, è fondamentale anche avere, come dici te, un Viola Park che possa avvicinare di più i ragazzi delle giovanili al modo di fare dei ragazzi della prima squadra, al modo di comportarsi, perché poi dopo affronteranno quel genere di allenamenti, quel genere di spogliatoi. E quindi sarà un passo enorme che non vedo l'ora che possa, ecco, avvenire per la Fiorentina e ci siamo ormai. Quindi sarà super, una cosa super positiva. Nicolò, tu hai fatto un piccolo errore. Tra i giocatori della Regina non hai nominato il più forte della squadra. No. Chi è più forte? Tu devi sapere, non so se dal mio accento... Ecco la marchetta. No, non è la marchetta, io sono un grande amico, ecco, siamo cresciuti insieme con Lele Cicerelli. Ah, sì, grande. È il mio stato a me, spogliatoio. Ah, apposta. No, ecco. Grande, numero uno. Sì, no, fortissimo, anche lui davvero, tecnicamente superiore a davvero tanti. Davvero. Lui è veramente forte, forse sì, nel suo percorso è stato sfortunato a volte. Lo trovo spesso contro allenamento, perché lui fa l'esterno a sinistra, io il terzino a destra, quindi sta sempre contro. Botte. grandissimo giocatore. Sì. Lui è stato sfortunato che a volte si è trovato nel posto giusto al momento sbagliato. Penso alla serenità nel disco, vabbè, comunque va bene. Sì, no, vabbè, poi fa tanto, la fortuna, i momenti giusti, quello... Salutamelo domani. Te lo saluto. Immagini. Nico, a chi ti ispiri? Ma
te l'ho detto, secondo me ora dai, Di Lorenzo può essere la figura e ora mi piace particolarmente. Bello. Va bene, Niccolò, noi siamo in chiusura, ringraziamo tanto 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 la regina che ci ha dato questa possibilità, ringraziamo te per la disponibilità, di perché loro ci hanno tutto permesso. Ma tu ci sei voluto essere, che non è poco. Quindi grazie, ti auguriamo di festeggiare, anche se Pedulano... Toccati. Ti auguriamo di festeggiare ad aprile. Se no Pedulano si arrabbia, non diciamo niente. Toccati. Bravissimo, Nico. E poi ti auguriamo di vederti al Viola Park a fare la preparazione. Perché, però ti posso dire una roba, ma tu lo sai, perché sei di Firenze, vivi Firenze, quindi c'è gente che ti invoca. Ti posso garantire che sia su Passione Fiorentina nei commenti. Vero. È... Non volendo parlare di... possibile, ma vabbè, fa sempre piacere. Guarda, fidati che sei il giovane più invocato da tutti i tifosi. Il procuratore ce l'hai, non ti preoccupare, già da quest'estate, vai tranquillo. Ciao Nico, grazie. Bocca al lupo. Ciao Niccolò, complimenti ancora.